Bentornati su Rete 8, buona domenica. Finalmente oggi con grandissimo piacere torniamo insieme al nostro pasticcere ormai del nostro cuore, pasticcere di Rete 8, Angelo Di Masso. Grazie Jennifer, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Un periodo così lungo e difficile, poi insomma tra virgolette, visto che io sono stato quasi a riposo. E invece c'è chi ha dovuto portare avanti con grande sacrificio, no? È vero, per farci stare bene. E per farci ristare adesso, diciamo, anche se è stato lungo il periodo, ma diciamo breve, dai, sì, ce la faremo, le cose stanno andando meglio. Certo, non ci dobbiamo rilassare, dobbiamo essere sempre attenti, prendere le giuste precauzioni, però insomma piano piano, complice anche la bella stagione, stiamo tornando a vivere, a godere un po' della nostra normalità, e questa è una cosa veramente bellissima. Io oggi sono davvero felicissima di tornare a fare i dolci insieme al nostro Angelo, che oggi ha preparato una ricetta quasi commovente. Angelo, dilla tu. Ti ringrazio, di questo ne sono fiero e orgoglioso, insomma, di poterlo fare insieme a te, a Rete 8, ai nostri amici che ci guardano dall'Abruzzo, ma è un bacio di dama d'Italia, che dedichiamo a tutti gli italiani, a tutta la sanità italiana, alle forze dell'ordine, agli insegnanti che hanno portato avanti la scuola in questo periodo difficile. Un grazie a tutti che hanno lavorato e portato avanti. Il bacio di dama, il bacio di dama, grande classico. Un grande classico del, poi visto che alla nostra amata Italia. Non c'è dama più bella, dai, della nostra Italia. Assolutamente, no, ce ne sono tante, ma... Ma l'Italia. E ci sta tutto un bel sentimento patriottico in queste giornate, in questi giorni post-emergenza. Allora, iniziamo con la ricetta, Angelo, che è anche molto facile. Semplicissima, sì, ho cercato di fare, prendendo sempre alla base del bacio di dama, il burro. Ecco, io ricordo ai nostri telespettatori che tutti gli ingredienti con i dosaggi sono a fine puntata, quindi possono tranquillamente rifare questa ricetta seguendo i consigli del nostro pasticcere. Ecco, quindi burro e zucchero. Si dà una leggera miscelata. È una preparazione molto molto semplice. Sì, sì, semplice, poi... proprio perché si possono mettere tutti gli ingredienti assieme. L'inzio si può faticare a temperatura ambiente, giusto? A temperatura ambiente si può tenere anche un po' più morbido. La cosa importante è non farlo sciogliere, perché poi si separa la parte del grasso dall'acqua, e quindi non abbiamo più una struttura plastica del nostro burro. Ok, non riusciamo proprio a maneggiarlo, giusto? Ecco, io tutto quello che voglio fare è con, senza l'ausilio di macchinari, così per far vedere tutto quanto a mano com'è questa la lavorazione. Vedete, piano piano si può, se noi vogliamo accorciare i tempi e leggermente ammorbidire di più il burro, e questa lavorazione che io sto facendo si fa anche in maniera più breve. Poi si aggiunge il sale. Un pizzico. Che sembra strana questa cosa, ma nei dolci il sale è importantissimo, vero Angelo? Fondamentale, sì, è un saltatore di stabilità, gusto. Di gusto, e soprattutto aiuta anche una conservazione poi dei prodotti. Qui abbiamo aggiunto invece delle mandorle. Delle mandorle bianche con del colore naturale, perché sono tutti colori naturali. E questo per fare, diciamo, la parte rossa della nostra bandiera italiana. Vedete, piano piano si può fare. Sì. Ora, io adesso sto utilizzando una spatolina, ma per accorciare i tempi e velocizzare molto di più. Si può andare con le mani. Si può andare con le mani assolutamente, senza problemi. E dopodiché adesso aggiungiamo la farina. Il lievito non ci va, Angelo. Il lievito non ci va, no? Niente lievito. Assolutamente. Quindi... Allora, ecco, dopo un po' di lavorazione, questa è la consistenza dell'impasto, vedete?
è ovvio, è un impasto che deve riposare in frigo per almeno un paio di ore, okay. Oppure prepararlo il giorno prima e la mattina si arriva, si stende, l'impasto è più riposato e si possono fare i baci di dama. Ogni bacio di dama io calcolo 7 grammi, dai 5-7 grammi, poi se si vogliono farle un po' più grandi si può arrivare a un massimo di 10 grammi, perché poi dopo bisogna sommare l'altra parte, quindi siamo già a 20 grammi, più la ganache di cioccolato bianco, allora... Perfetto. È meglio farli un po' più piccoli. Quindi Angelo, a questo punto immagino che ripetiamo la stessa operazione per realizzare il bacio d'Italia verde, la parte verde. Sì. E cosa andiamo a sostituire? Non utilizziamo più le mandorle, ma che cosa? Il pistacchio. Il pistacchio, naturalmente verde. Pistacchio Bronte di Sicilia. E quindi qua cerchiamo di unire l'Italia, no? Sue materie prime al sud, perché il cioccolato bianco che noi andiamo a utilizzare è di un'azienda italiana che si trova proprio esattamente in Lombardia, e quindi di conseguenza la manualità e l'idea è nella nostra Abruzzo, e quindi di conseguenza abbiamo unificato l'Italia. Sinergia, una bella sinergia. Assolutamente. Benissimo, quindi riniziamo da capo. Allora, che facciamo? Partiamo sempre dal burro. Dal burro, noi possiamo mettere, con il burro leggermente un po' più morbido, possiamo mettere tutti gli ingredienti assieme. Quindi burro. Faccio vedere così le due soluzioni. Sì. Zucchero, e questi sono sale, pistacchi macinate finemente con colorante verde naturale, sì, farina, quindi tutto insieme, veramente semplicissimo. Vedete? Questi sono tutti gli ingredienti che sono all'interno, e incominciamo piano piano. Io uso delle bacinelle, ma se uno volesse anche sul tavolo, per evitare però di sporcare di più. E no, anch'io, io l'ho detto sempre nelle puntate che ho fatto da casa mia, in questi mesi sempre ho utilizzato dei contenitori di plastica, delle bacinelle, per non sporcare, perché chiaramente a casa abbiamo anche bisogno di ottimizzare in questo senso. Se possiamo evitare di sporcare, tanto meglio. Poi non tutti hanno la spianatoia, Angelo, quindi certo. Fai sempre bene a proporci queste soluzioni, sì, sì. Più pratiche e più comode. Ecco, hai detto benissimo, più pratiche, comode, e poi voglio dire, la cosa essenziale, meno pentole si puliscono e meglio è. E meglio è, insomma, no? Vedete? E ci siamo anche qui. Anche in questo caso, chiaramente, l'impasto dovrà riposare un'oretta. Sì, lo stesso, poi ho già preparato per i tempi televisivi, ovviamente, sì, due impasti, così sì, si può vedere la differenza. La differenza, infatti. Che è leggera, però è ovvio che è un impasto che ha riposato, è più adatto a una lavorazione, ecco. Allora, questo è l'impasto che ci siamo dopo un paio d'orette di riposo in frigo. Perfetto. Facciamo delle palline da 7 grammi, le cuociamo a 150 gradi per 20 minuti, poi questo può variare a secondo del forno, certo, che abbiamo, di qualche grado. Comunque non deve troppo, essere molto alto. No, perché se alziamo troppo la temperatura i colori si perdono, quindi non rimangono. Ok, ecco perché. Anche 145 va bene, allungando di qualche minuto. Quindi diciamo deve essere una cottura dolce, non troppo aggressiva. Questo assolutamente per non perdere il colore, perché ricordiamo a chi si fosse sintonizzato con noi solamente in questo momento che stiamo realizzando una ricetta in onore della nostra patria, dell'Italia, baci di dama, che il nostro pasticcere Angelo Di Masso ha trasformato in baci d'Italia. Allora, poi facciamo una ganache che chi vuole solo con del cioccolato bianco, oppure della panna, con 100 grammi di panna, con 5 grammi di miele. Si porta a ebollizione, si aggiungono 180 grammi di cioccolato bianco e si fa un cremoso. Si lascia cristallizzare il cioccolato per anche qui un paio di ore in frigo, e dopodiché abbiamo questa densità meravigliosa. Mettiamo meravigliosa, all'interno della, grazie Jennifer, mamma mia, della sacca. Poi ci mancava l'unione per mettere nelle due parti dei baci di dama. Sì, e certo, abbiamo utilizzato una ganache bianca proprio perché il bianco era il colore mancante, no, della nostra
bandiera. E quindi andiamo, che meraviglia, Angelo, sono bellissimi. Baci d'Italia, ma ecco, guardate qui, che meraviglia, uno spettacolo. Mettiamoli a favore di camera perché sono davvero stupendi. Stupendi e super golosi. Angelo, i miei complimenti. Grazie. Ma quanto sono belli, sono stupendi. Sì, poi è stupenda l'Italia. Io è vero. Ho solo preso un piccolo spunto. È assolutamente ecco vero. E questo? Questi poi, diciamo, il cioccolato, la ganache tenderà ad indurire un po', rimarrà così bella asciugare, morbida. Asciugare. Cristallizza, adesso è comunque fresca, anche se sono passati un paio d'orette da quando io la mangerei anche così, dico la verità, non mi formalizzo. E questo è per te. È per me, grazie. Beh, tu rappresenti una delle bellezze d'Italia, quindi abruzzesi, ma... troppo gentile, Angelo. Ci mancherebbe. Che dire, io ti ringrazio grazie tanto. Grazie a voi, felici di essere, che siete tornati a Scanno. Io sono ancora più felice, ringrazio tutti voi per essere stati insieme a noi, continuate a seguirci perché insomma abbiamo tante nuove puntate per voi che ci seguite tutti i giorni. Grazie Angelo. Grazie a te. E grazie a voi. Un saluto a tutti i telespettatori. A domani, io vi saluto così.